C'è il canale Stay Traditional, ciao a tutti, ben ritrovati, location abituale, quindi non sono più in vacanza e questo lo si denota dal punto dal mio bagno, che è l'unico che ho trazzato in questo modo, a mio gusto, questo è il mio angolo di piacere. C'è chi ha l'ufficetto, c'è chi ha lo studiello e io ho il bagno dove entro e ci passo il mio tempo in maniera piacevole. Quest'oggi un set che è italiano, made in Italy, è fresco di Sicilia, un prodotto che ho quasi terminato, vi faccio anche vedere qua. Io vi do dimostrazione oggettiva che i prodotti li termino. Guardate, ci siamo quasi, anche questo è quasi alla fine, ma è un prodotto che questo ricomprerò sicuramente, perché quando uscì mi stupì in maniera molto molto positiva e mi fece addirittura riflettere e portare questo prodotto, per quanto mi riguarda, da primato in classifica insieme a saponificio Varesino. I due top per eccellenza per me italiani sono appunto Pantarei, chiaramente i nuovi, e saponificio Varesino. In Italia penso non sia veramente il top, chiaramente mio gusto, mio parere. Fresco di Sicilia che comprai quando uscì e una volta provato stesi un red carpet di messaggio ad Alessandro Pistoia, che saluto, e al quale feci veramente tanti complimenti, per quanto mi riguarda meritati, perché stupire dopo tanti anni e tanti prodotti provati non è così facile, e Pantarei ci è riuscito. Poi omaggio mia madre, natia di Palermo, con Fresco di Sicilia, perché è la sua terra d'origine, una terra nel quale sono stato almeno una trentina di volte, dirvi poco, perché ogni anno si andava giù. Una terra favolosa, un popolo strepitoso, accogliente, caloroso, al quale sono molto affezionato, a parte le origini di mia madre. Fresco di Sicilia, perché mi ha colpito? Vi leggo la fragranza, che comunque è scritta qui. Mi ha colpito perché appunto le note fresche di bergamotto limone sulla carta mi dava l'idea di un prodotto come tanti altri, quindi parecchio limonoso, quasi aspro. In realtà, adesso vi elenco tutto il resto che c'è all'interno, che è patchouli indonesiano, muschio bianco, tè verde e basilico, fa sì che questa fragranza sia rotonda, equilibrata, piacevole, a parer mio, stra elegante ed unica. Non ci fosse stata un'etichetta sopra, quindi diciamo bendato, senza etichette, avessi messo il naso, mai sentito nulla di simile, avrei detto provenienza inglese, avrei sbagliato, però l'eleganza secondo me è quella, alta classe, veramente straformulato a livello olfattivo in maniera impeccabile. Per questo appena lo finisco lo ricomprerò, questo è il motivo. Poi rasoio rispolvero, un rasoio che rimane nella mia, diciamo, nella mia cavalleria, nella prima linea, i rasoi fondamentali. Game Changer 84P. Rasoio funzionale, bello, che mi ha sempre regalato grandi soddisfazioni. Riarmato con una Mule Stainless. Pennello, siamo in Sicilia, io adoro un pennellificio italiano, combinazione palermitano, che è pennellificio Pandolfo, Zenith, un pennello secondo me bellissimo, bellissimo, con ghiera in oro, tasso silver tip. Pennelli Zenith, secondo me,
se la giocano coi Simpson, in quanto a d'eleganza. Io ve lo rimostro. È uno dei tanti, ma fanno dei pennelli veramente straeleganti, che io adoro, quindi pennellificio Pandolfo per me over the top. Mi piace quando ci si avvicina all'eleganza tipica inglese. E qua fieramente l'italianità e l'eleganza esce fuori e sono contento. Bellissimo pennello. Nodo da 26 mm e un totale tra ciuffo e manico di 110 mm. Saranno contenti i tifosi laziali per i colori. Vabbè, anche i napoletani probabilmente. Basta. Inizio a togliere sta barba. Il viso già inumidito dalla doccia, però ho ridato una passatina con acqua calda e via. Procedo con facendo, ecco, molta attenzione perché silver tip, punte delicate di questo tasso, e quindi in maniera delicata vado a prelare, cioè non vado a schiacciare, a fare una pressione che oltretutto non è motivata. Con calma, facendo i canonici giri, vado a prelevare il sop senza spingere, senza forzare. Solo faccio vedere come voilà. Ne ha già preso un quantitativo sufficiente, ma è qua, non scappa. Guardate, quasi finito. Anche questo quasi finito. In quanti finiscono i prodotti? Io spesso e volentieri. Vado a stendere. Ecco, come sprigiona alla grande, appunto, questa fragranza per me. Rappresenta chiaramente la terra di Sicilia e la rappresenta degnamente con tutti i suoi colori, i suoi profumi. Come vi dicevo, non è una fragranza, nonostante ci sia il bergamotto e il limone, così pungente, così acidula, ma è straequilibrato grazie a tutti gli altri ingredienti che appunto vanno a arrotondare, addolcire ed equilibrare. Questo per me must have. Qualche goccia d'acqua calda e via. Lavora benissimo. Preannuncio che a breve farò anche un video con prodotti più economici, perché un mio collega mi ha tirato le orecchie in maniera scherzosa, chiaramente, però tutte le cose che vedo che mostri sono parecchio costose, facci vedere qualcosa anche di più economico che funzioni sempre alla grande. A parte che tutto funziona, non è che non c'è una cosa che non funzioni. Io, pensate, posso solo raccontarvi che nella mia esperienza l'unico sapone che non mi funzionò era una saponetta dura di Joe Trumpers. Me la ricordo perfettamente che rimasi male, perché continuavo a montare e faceva la schiumetta tipo saponetta da mani. Dicevo, ma porca miseria, pure ho montato di tutto, non sono capace, non riesco. Non funzionava quel sapone, quindi sono stato sfigato perché probabilmente ho acquistato all'epoca magari un, non lo so,
mi viene da dire un sapone non ben riuscito, quello che è capitato nelle mani a me, ma il resto funziona tutto. Poi è chiaro che tutto funziona, però ci sono delle oggettive differenze nei prodotti che a piacere uno, in base a quello che vuole spendere o vuole viaggiare olfattivamente, decide poi di, secondo propria coscienza e portafoglio, vedere un attimino cosa fare, perché giustamente c'è anche chi ritiene che spendere determinate cifre è deleterio, ma io penso che fare i conti a casellate è sbagliatissimo, ognuno faccia un po' quello che vuole. È chiaro che il fine è radersi, però fortunatamente siamo liberi di decidere di raderci come vogliamo, con quali strumenti vogliamo e con quali prodotti vogliamo. Quindi è bellissimo il discorso di libertà. Io spazio da più, appunto, quelli come mi ha tirato l'orecchio il collega, tra i più costosi, ma non perché, perché, ripeto, io sono appassionato e quindi in questo investo perché per me è un piacere. Mi dona piacere, non c'è problema e lo faccio volentieri. Però ho promesso che porterò in video dei prodotti di fascia economica perché li ho e lo faccio volentierissimo. Tanto alla fine il risultato è sempre uno, sbarbarsi, uscirne con, per quanto mi riguarda, un BBS e una rasatura goduta e fatta bene. Allora, game changer per me, qua battono già le mani, non ancora finire il video, già battono le mani. E game changer è un rasoio che non delude mai, anzi è rimasto nella mia scuderia proprio per quello. Perché lo reputo un ottimo rasoio, del quale a rotazione non voglio farlo a meno. Se posso dirvi l'unico difetto della Sicilia, che ovviamente dico con ironia, è la grande ospitalità e i rifiuti che non puoi fare, perché se tutti ti invitano devi accettare l'invito, mangiare e bere, non puoi farne a meno. Quindi per me ogni volta, ogni anno era un po' pericoloso, perché partivo con un certo peso e ne tornavo con un altro. E vabbè, però tanta roba, veramente. Grande terra, grande popolo. Simpaticissimi. Simpaticissimi, accoglienti, calorosi. Io per Palermo, non so se l'ho già raccontato, ma ero arrivato al punto che per fare una via ci mettevo tanto tempo, perché mi chiamavano neanche astigiano, perché poi alla fine sapevano che ero di Asti, ma torinese, torinese, e mi chiamavano sempre per bere, per, insomma, per fare due chiacchiere. È una cosa bella, cosa che in Piemonte uguale fanno, qua ti chiamano tutti, qua fanno finta di non vederti, qua si nascondono per non vedere le persone, per magari non salutare. Qua i caratteri sono completamente opposti. Io sono una persona invece molto solare, molto socievole, molto disponibile. Quindi sono più tagliato per
per popoli appunto aperti, sia di testa che di cuore. Non me ne vogliono i piemontesi tosti, ma penso così, non vi offendete, ho tanti amici anche piemontesi tosti, però lo sanno come la penso. Ma non vuole essere un'offesa verso nessuno, però è vero. Al sud, cioè, hanno un'altra marcia, devo dire la verità. Se quanti colleghi si disiscrivono dopo la mia dichiarazione, magari piemontesi. No, non... Non lo so. Io il calore giù l'ho sempre percepito. Ma come, vabbè, devo anche dire la verità. Anche in Veneto, grandi feste, grande apertura, anche lì. Anche se non si direbbe, magari, per diceria, ma non... Io parlo chiaramente per quanto riguarda le mie esperienze, ma a parte che ovunque sono sempre andato... ho sempre legato. Quindi probabilmente, magari... sono anche io che sono portato a essere appunto socievole, quindi aprire le porte e appunto portare le persone di conseguenza a essere così. Comunque vado anche all'estero, faccio molto molto in fretta. Entro in un pub a Londra, finisco una festa con qualcuno, di qualche compagnia. Cioè così, è così. E poi il bello è quello. Diciamo che il pregiudizio non è di casa mia. Le porte le spalanca tutti. Poi, chiaramente, come facilmente le spalanco, molto facilmente le chiudo se vedo che c'è qualcuno che non mi garba. Però non giudico mai prima di conoscere, questo è un po' il senso. Intanto, scusate, mi sono divagato tanto per cambiare e ho distolto l'attenzione da questo meraviglioso sapore. Una crema favolosa. Che è quasi un dispiacere. Poi con il rasoio andare a togliere. Do ancora un po' di acqua. Voilà. È meraviglia sbarbarsi con ciò che ami, con ciò che ti piace.
Allora, vado a mappare con il prodotto rimasto nel ciuffo di questo bellissimo silver tip della Zenith. Guardate quanto è rimasto, se intanto vedo se c'è qualche punto appunto da qualche punto appunto 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 punto punto appunto, tutto un gioco di parole. Ok, allora non ho sentito punti così sempre la parte sotto è la più la mia più ostica. Qua ci siamo. Queste pignolerie, sappiate, però non fate 8600 passaggi, non è il caso, siete già puliti. Boh. Non fate me. Adesso sono contento, a posto. Bene, sciacquo con acqua fredda. E lascio la meravigliosa sbarbata al vostro giudizio. Pelle bella morbida, bella rasata. Il mio viaggio olfattivo è stato strepitoso, me la sono goduta in pieno, bella, e vado a innaffiarmi di fresco di Sicilia. Partendo sempre prima dal capoccione, appena rasato dopo la doccia, e ora abbondante in viso. Vabbè, qua parte una standing ovation perché l'after chiaramente rispecchio tutto ciò che vi ho raccontato come ingredienti nel sapone, e vi posso dire che è appunto un viaggio olfattivo strepitoso, eccezionale. Va bene, signori della Sicilia, è tutto. Con Fresco di Sicilia vi saluto. Vi auguro una buona serata, stay traditional e ci vediamo alla prossima. Ciao da Andrea.